Buonasera, buon pomeriggio. Sto registrando alle 2:31 del mattino perché non posso avere il cervello sveglio a certi orari e pensavo che fosse il momento di alzarmi. Ero 2 ore più avanti, una volta pensavo che le 3 venissero prima delle 4 e oggi che le 2 fossero le 4. Cose che capitano. Comunque, andiamo. La visionare un video dove eccolo qua, sta leggendo, ecco un video che dovrebbe essere stima per questa donna, stima per quest'uomo, tutto lui perché non è scappato. Questo qua, la lotta alla villa lotta in doppio. Sta squadra sarà, come si può notare, pacifici sull'Uminion Persia nei Prime. È una squadra fattibile da battere, non è che sia tutta questa potenza. Il problema è che avrà velocità massimizzata. Il più lento sarà l'Uminion con 168. E quando sai questa cosa ci rimani male. La mia squadra era Noivern, Tyrantrum, Blastoise e Blaziken che si mega evolveva. E sì, sarà un video corto, poi vi darò qualche consiglio per battere quella tizietta là. E direi play. Vespera, lei si chiama Vespera, ecco, poi per Persian, comunque cambiano quelli con cui inizia, quindi è inutile che ve li ricordate. Fa agitazione, ma vabbè. Persian brucia bruciapelo e c'è ad aspettarselo. Ora Prime dovrebbe fare, in che colpo? Ah no, pietra taglio e Noivern evita terremoto, come giusto che sia. E guardate il danno, guardate. Guardate! Guardate! Gemma forza di Persian! Stranamente non è un colpo da KO. Pur con la Sorbisfera. Qua. Vabbè, Noivern che fosse più veloce di Prime, se sperava. Ma più lento di Persian, voglio farvi notare la cosa. E Persian crepa. Adesso tocca a Pachirisu e Aluminion. E se non erro questi due mi seccano. Non dopo un Drago. Che Drago Pulsar fa sempre comodo! Guardate, metà vita! Quanto ci gode. Vabbè, c'è lo raggio. Tanti saluti, pipistrello volante. D'altronde, quando sei in Drago volante. Terremoto, ciao Pacirisu. E invece non sopravvive! Quanto erano dopati! Ah, notare adesso Blaziken, la sua utilità. Si mi evolve, diventa Super Saiyan 4, attenzione! E Pacirisu è più veloce, Super Zanna su chi? Ma su Blaziken ovviamente! Self quanto farà? L'altra metà della vita! Però brutto colpo su Pachirisu. Queste sono le cose che ti fanno sentire bene. E brutto colpo su Blaziken! E un brutto colpo nel... Era un brutto colpo. Terremoto miracoloso di Tyrantrum. Che per qualche arcana ragione non è crepato in questa lotta. Perché non ha di solito crepa. E direi che qua finisce giustamente. Però, quale tattica usare contro sta tipa? Allora, tattica fino a un certo punto, vi prendete o Aerodactyl che gli fa il culo. Aerodactyl tutto attacco e tutta velocità, perché se no non attacca e non stende.
poi vi dovete prendere un altro veloce, ma veloce per dire veloce, perché guardate che siamo a 130 e vi servirà se non li superate in velocità, perché il minimo, ve l'ho già detto, è 168 di un Lumineon. Poi vi servirà qualcuno tipo Umbreon che non verrà mai giù. Meglio di tutti sarebbe Cresselia, perché Cresselia c'ha stile. Oh, sì, Cresselia sarebbe il migliore. Ma tanto ci faccio riso con Super Sanna, quindi ve la mette in quel posto! Però ci si può. Perché se no. Quindi, due veloci da bestia, uno che non deve venire giù con niente, e come ultimo, fate voi, andate a istinto. Beh, detto questo, arrivederci.